Un evento importante quello di oggi per la Fondazione Giovanni Paolo II, per l'importante relazione ma anche per un anniversario, 60 anni di messa. Quali sono le sue considerazioni a lato di questo momento così importante e anche partecipato? Intanto ringraziamo il Signore per questi 20 anni della Fondazione Giovanni Paolo II che opera in Medio Oriente, in particolare nella Terra Santa di Nostro Signore Gesù Cristo. E poi io ringrazio per questi 60 anni di sacerdozio che ho ricevuto questo dono qui nella nostra cattedrale di Arezzo la mattina del 15 di giugno del 1957. E io con profonda commozione penso a questo lungo periodo della mia vita, circa metà trascorso qui ad Arezzo e circa metà trascorso come vescovo di Fiesole. Lei ha ricordato anche un momento di 20 anni fa, quando alle porte di Betlemme, quando era chiusa da tanto tempo e nessuno poteva entrare, gli è tornato in mente il seminario di Arezzo e la cattedrale di Arezzo, in particolare in riferimento a che cosa? Mi venne spontaneo di ripensare a questo episodio che avevo pensato ogni anno la sera di Natale entrando in Duomo a cantare i Vespri e dissi facciamo la preghiera, vediamo quello che succede anche a noi. E allora siamo tutti scesi, eravamo 600 fiesolani, poi si aggregarono altre 400 persone e si cominciò a cantare la messa della notte di Natale. Eravamo a 2 chilometri da Betlemme ed ecco la cosa bella che i soldati a un certo punto ci aprirono il varco e si può entrare a Betlemme, non solamente noi ma anche tutti gli altri pellegrini che in quei giorni erano a Betlemme. Era 40 giorni che non si poteva entrare in questa città, che era come una città spettrale proprio, perché tutto era chiuso. Quindi che sorta la Fondazione Giovanni Paolo II.